E rieccoci qua alla grandissima, come sempre. Questa volta un nuovo video, un atomizzatore da 24, un dripper. Finalmente mi sono deciso a parlarvi dell'MGNT V2 della Shadow, che è eccolo qua, questo signorino qua. Adesso andiamo giù, andiamo a vedere meglio. E poi facciamo qualche considerazione finale per quello che mi è sembrato, per quello che posso, alla fine ho decretato per questo atomizzatore che mi ha dato con anticipazione tanta, tanta soddisfazione. Hai capito? Andiamo giù, dai! Ed eccolo qua. Adesso questa è la sua confezioncina, qui ci viene data Shadow. È la casa produttrice, il magnete dietro, MGNT V2 RDA, SS Stainless Steel. Eccolo qui, tutte quante le varie cosine carine che c'è anche il... Abbiamo anche tutti i vari social, il discorso dei social. Allora, dentro la scatolina, chiaramente MGNT sta fuori. Abbiamo, viene fornito con questa scatola abbastanza diciamo semplice, con la gomma di protezione e una bustina di spare parts. Addirittura anche la Allen key o brugolina, i quattro grani e varie o-ring sia della, diciamo, della base che per il drip tip in ultem. Quindi questa è la dotazione di ricambi che ci viene data. E questa è la scatolina ed eccolo qui lui. Questo è il deck. Adesso qua non so se si riesce a notare, ma dopo un po' la prima nota dolente, dopo una mesata, queste o-ring cominciano un po' a tagliarsi, quindi vabbè, diciamo che secondo me tre ne sono troppe. Questa è la parte di sotto con l'engraving MGNT RDA. E il pin in oro che sporge, importante per utilizzarlo sui meccanici, altrimenti se è a filo non si può utilizzare sui meccanici. Fate molta attenzione su queste cose. Ecco il, diciamo, il deck molto particolare. Ha questa forma, guardate, vista di lato sembra una sorta di cassapanca con la parte in alto che è curva. Quindi noi quando andiamo a drippare, dripperemo qua al centro e la goccia si dividerà un po' a destra e un po' a sinistra. È vero che non chiude il deck perché qui c'è un po' di spazio per passare, diciamo, il liquido, però comunque facendo la drippata centrale al drip tip arriva qui e si divide un po' a destra e un po' a sinistra. Se non fate caso, le coil sono un po' vecchiotte, ci ha svapato ettolitri e ettolitri di liquido. Queste con Legion Wire che resistono, almeno io uso quello, mi trovo bene. E quindi ecco, e questo è il cap. Questo è il cap che onestamente ci sta, carino, bello. Questo Shadow, i due fori dell'aria da una parte, qui è pulito e qui gli altri due fori dell'aria. La particolarità, diciamo, del cap magnetico con 5 magneti. Diciamo onestamente, qui c'è un O-ring per chiudere, per rimanere, diciamo, per non perdere liquido. Questo è l'interno, è leggermente svasato, tende a fare una sorta di svasatura, ma leggera, leggera veramente. E dicevo, onestamente, questo foro così piccolo che riprende lo stesso foro così perde un po' di significato. Diciamo che il primo, il V1, aveva il problema che il cap si toglieva, si poteva perdere, tant'è vero che alcuni amici l'hanno perso. Questo non si perde perché c'è questa, diciamo, questo perno all'interno che non fa andare, non far venire via il cap, perché diciamo è saldato, però vedete, è lo stesso buco, quindi boh,
magari fa un po' di ombra al D-Tip, però ci vedo poco, poca utilità. Questa, una volta che poi lo andiamo a chiudere, vedete, arriva praticamente quella di una sorta, ecco, quella spalletta della torretta. Quindi noi drippiamo al centro, la goccia va sia a destra che a sinistra e abbiamo una drippata abbastanza omogenea, perché altrimenti dovremmo drippare un po' di goccia a destra, un po' di goccia a sinistra, e onestamente diventerebbe scomodo. Però se noi drippiamo al centro è preciso. La vaschetta non è, diciamo, profondissima, ma neanche proprio zero, quindi contiene un pochino di liquido, ci va a fare quella sessione di una quindicina di tiri, 10 tiri, ecco, 10 tiri belli grassi, quello ce li fa fare. E questo era l'MG NT V2 visto da vicino, un atomizzatore che secondo me se ne parla poco. DTP in ultem, come ultem cosa, ultima cosa, eccolo qua. È una sorta di camicia più che del tip. Questo è fisso, due o-ring per far parte nuda. Però, diciamo, ecco, chi vuole personalizzare o ciapi oppure chi che sia ciuff e quant'altro, con questo si dovrà rassegnare. Ok, adesso andiamo su e come sempre, daje cazzo. E rieccolo. Allora, abbiamo visto nel dettaglio, no? Quindi adesso diciamo, entriamo nelle conclusioni, la fase finale del video. Allora, come avete visto, del tip in ultem, 24 mm, l'apertura particolare, diciamo magnetica, MGNT, proprio da lì prende il nome, quindi abbiamo questa particolarità. Non abbiamo airflow, perché comunque, eccolo, abbiamo due fori fissi. Abbiamo questa camera, diciamo, come se fosse una sorta di doppia microcamera. Che dire, alla fine, è tanto che l'ho utilizzato. Allora, onestamente, io mi trovo veramente, veramente molto bene. È chiaro che comunque bisogna un attimino, dire quello, diciamo, quello che ho notato. Allora, in questo saranno un paio di mesi che l'ho utilizzato in maniera intensiva. Tra l'altro, mi ho fatto vincere pure una gara di cloud, quindi tanta roba, hai capito? Tanta roba. Allora, la parte negativa, secondo me, io inizio dai difetti. La parte negativa sono i tre o-ring che abbiamo sotto, che dopo una mesata si sono un pochino, come avete visto poi dal dettaglio, si sono un pochino logorati, e magari forse tre ne sono troppi, bastavano due leggermente più distanziati, non lo so, però questi tre hanno fatto sì che comunque si sono logorati e tende un po', adesso vedete, poi una volta che è chiuso a questo discorso che esce un pochino qui sotto, diciamo che la parte degli o-ring, vabbè, quello si potrebbe anche sistemare, però c'è questo problema. L'altra cosa, o l'altro tra virgolette, a qualcuno, a me non interessa, però a qualcuno potrebbe far storcere il naso, è il drittip. Il drittip che in ultem, per carità, che il drittip in ultem, tutto rispetto, di serie, perché comunque viene fornito così, però è solo questo. Cioè, di fatto, il drittip in maniera particolare, perché qui c'ha l'imbocco e ci vanno, diciamo, un drittip al contrario, tipo c'è una manichetta messa in ultem, messa così e basta, cioè non ci potete mettere ciabi, non ci potete mettere niente, cioè questo è un analizzatore che prendete, lo buildate e basta. Quindi però c'è un grande aroma, il tiro non è ariosissimo ma non è neanche chiuso e poi fa tanto vapore, anche a 0,10 di coil. La resa aromatica è buona, ovvio, non per sessioni lunghe, tipo che svapo un fruttato, sessioni lunghe no, perché comunque poi comunque tende a scaldare, è normale perché c'è due camere, come se fossero due camere strette, che avete visto prima che c'è quella sorta di parete che divide, tutta chiusa, quindi amplifica però il discorso dell'aroma, infatti per questo a me piace. Facciamo un attimo un tiro perché sta a seccare la gola, perché lo sbaglio si secca la gola. E adesso facciamo un attimo di qua. Attenzione, attenzione, che è sto liquidino, che cos'è questa cosa? È il White S'more
Frizzante, ragazzi, questa è proprio tanta roba, ma tanta roba. Poi ne parliamo un pochettino meglio nel prossimo video, però tanta roba, ragazzi, tanta roba. A me piace. E uno dice, vabbè, ma d'estate, te sta piace cioccolata, e qua, di là, a me invece piace. E poi, giustamente, quando c'è all'estero, che devi fare? Lo svapi adesso, esci adesso, lo prendi adesso e te lo svapi subito. Beh, in realtà ho fatto un pochettino maturare, però già dal giorno dopo già è buono, veramente buono. Mamma mia. Tanta roba, raga. Buono, 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 buono. È buono tanto sto. Ultimamente, Cyberflower non sta sbagliando un colpo. Sta facendo dei begli aromi, begli aromi che poi tra l'altro con la DDP male non guastano, perché comunque tu ti fai gli aromi tu a casa, ti fai quanto ti pare, come ti pare, 100 ml, 10 ml, 20 ml, come vuoi, con la nicotina che vuoi. Aroma, questo è un bel vantaggio, eh? Poi tra l'altro è italiano, made in Italy, cioè voglio dire, ma di che stiamo parlando? Quindi, tubetto italiano. Liquido, aroma italiano, certo, manca l'aromatizzatore, però ci attrezziamo anche per questo. Concludo dicendo che dopo un paio di mesi di utilizzo intensivo di questo dripper, promosso a pieni voti, mi piace tanto, buon tiro, ottima resa aromatica. Per quello che concerne, diciamo, i dripper, chiaramente, un'ottima resa aromatica. E, vabbè, io i tabacchi non ce li svapo, come sapete, non svapo esattamente polmone, quindi svapo cremosi e fruttati. Questo rende molto di più sui cremosi, perché scalda un pochino, il cremoso è tanta roba. Il cremoso viaggia qui, ragazzi. Conduce veramente in una maniera strepitosa, dovuta alla pinna in oro, peccato in oro, peccato in oro, quindi non perde mai un colpo, sempre riattivo, uno spettacolo. Peccato che se ne parli veramente poco, non so, forse perché non è conosciuto, magari perché ci sono, diciamo, i più dei svapatori reputa che questo Atom sia un po' così, di nicchia, però io lo preferisco addirittura al blasonato Apocalypse, per esempio. Lo preferisco proprio. A me piace. Quindi, che dite, ragazzi? Tanta roba, ragazzi. Quindi, ultima svapata e come sempre, dai, cazzo, hai capito? Sempre sul pezzo, frizzanti, mi raccomando, sempre frizzanti.